gol segnati dal Bari in questa stagione, anche se non, come tu hai sottolineato, in una partita ufficiale. Allora, ufficiale. Cos'altro ci puoi aggiungere? Michele, ha aperto le danze Cavalli, Simone Cavalli, ma devo sottolineare la bellissima prestazione di Bianco, che è stato l'unico calciatore a giocare tutti i 90 minuti. E poi una prestazione veramente da sottolineare, quella di Bonvissuto, che ha segnato 6 reti. Ma vediamole queste reti. Dovrebbe partire il... Dovrebbe partire il... Anche se non si tratta di una gara ufficiale, questo di Cavalli è il primo gol stagionale del Bari. I biancorossi hanno sfidato la rappresentativa locale della Varridanna. Si tratta del primo test stagionale per gli uomini di Conte. Curiosità per la formazione scesa in campo dal primo minuto, anche se il tecnico salentino giura di essersi affidato alla casualità. Scile tra i pali, Galasso, Esposito, Masiello, Bonomi in difesa, Siligardi, Bianco, Donda e Sodigna a centrocampo, con la coppia d'attacco formata da Volpato e Cavalli. In panchina non siede Conte, ma il secondo Toma. Assenti Gazzi, ancora febbricitante, e l'infortunato Maniero. Su un campo ai limiti della praticabilità, Gile e compagni hanno messo in pratica schemi provati in allenamento. Ottima la prova di Sodigna, di Bonvissuto e di Bianco, che si è infortunato nel corso della gara, per fortuna in maniera non grave. Solo nel secondo tempo si sono visti nuovi acquisti, Parisi, Masiello e Barreto, quest'ultimo entrato in campo negli ultimi minuti della prima parte di gara. A rotazione sono entrati tutti i biancorossi. Convincente la prestazione dei baresi, attenti in difesa e propositivi in attacco. Basterà questa prova a Conte per iniziare a farsi un'idea del suo nuovo Bari? Andiamo a Tarvisio. Aldo, allora facci